TG7 Basilicata, giornata finale del certamen Giustino Fortunato, giorno della premiazione. Ci troviamo con due studentesse di un liceo romano nella sezione digital, hanno raggiunto il secondo posto. Allora lascio a voi la parola innanzitutto per le presentazioni. Io mi chiamo Sara Carollo, sono del quarto anno dell'Istituto Tecnico dell'Ambrosoli a Roma e abbiamo partecipato a questo concorso proposto da un nostro professore di italiano e a quanto pare abbiamo vinto il secondo posto. E quindi diciamo che la nostra principale ispirazione per appunto fare questo spot sull'Europa è stato principalmente la bandiera, perché il cielo è un elemento che accomuna tutto il popolo europeo e quindi ne abbiamo preso ispirazione dicendo che siamo tutti sotto appunto questo cielo stellato di cui la bandiera insomma ne rappresenta. Quindi uno studio sulla bandiera alla fin fine e le emozioni che vi hanno accompagnato sia nell'elaborazione ovviamente di questo presupposto che poi vi ha portato alla premiazione di questo lavoro, ma soprattutto come avete vissuto questi giorni. Ok, allora intanto mi chiamo Shad, sempre della stessa classe. Sinceramente è stata una bella esperienza in quanto nella realizzazione dello spot, abbiamo fatto uno spot pubblicitario, abbiamo sentito questi sentimenti di collaborazione, no? Di noi, cioè, manca una nostra compagna oggi che non è potuta venire e in realtà vedere il nostro lavoro realizzato è stata... Abbiamo sentito questo sentimento di soddisfazione, no? Nel vedere un lavoro realizzato tutte quante collaborando. Qua c'è stata un po' di ansia iniziale ovviamente perché dovevamo salire sul palco, parlare a tante persone, ma poi è svanita subito anche perché sono riusciti a metterci a nostro agio e quindi è stata veramente una bella esperienza. Quindi una comunità accogliente, ritornerete il prossimo anno? Insomma è stata davvero una bella esperienza qua, siamo stati 3 giorni tra l'altro, quindi manco a dire, solo oggi, e abbiamo dei bei ricordi. Grazie, allora vi aspettiamo il prossimo anno, auguri, complimenti. Grazie a voi. E l'Istituto Giorgio Ambrosoli di Roma, gli studenti sono Chiara Renzi, che accogliamo con un applauso, può venire Shad Elda Misi, che non vedo neanche molto bene con l'età, e Sara Carollo. Prego. Salite pure qui sul palco. Ovviamente. Prego. Contributo video, apprezziamo anche il vostro lavoro. Siamo un popolo nato sotto lo stesso cielo, uniti fin dalla notte dei secoli. L'Europa non è formata da 27 stati, ma da 447 milioni di abitanti. Complimenti e grazie. Lascio a te la parola, insomma, per chi vuole parlare di voi. Intanto vorremmo iniziare ringraziando ovviamente la dirigente Antonella Ruggeri, ma anche tutti gli organizzatori perché ci hanno permesso di partecipare a questo progetto che ci ha dato la possibilità sia di mettere in pratica le nostre competenze ma di acquisirne molte altre. Vi ringrazio personalmente ma anche a nome di tutta la mia scuola e di tutti i miei professori. Ok, il mio ringraziamento ovviamente a nome di tutta la squadra va ai professori che ci hanno dato la possibilità di insomma partecipare a questo evento ma soprattutto la disponibilità per averci accompagnato fino qui perché è stato lungo il viaggio e diciamo che quindi il vero premio oltre a questo ovviamente è stato anche conoscere nuovi posti, nuove persone, una nuova regione, perché insomma una boccata d'aria insomma da fuori dalla propria regione ci vuole sempre.
E cioè, con squadra mi riferisco più che altro a un componente che non c'è, e si tratta di una nostra compagna che insomma ha fatto anche una parte abbastanza fondamentale per questo spot, e anche grazie a lei, cioè soprattutto anche grazie a lei abbiamo vinto, perché si è occupata del montaggio e tutto il resto. E quindi niente, cioè, vorrei darle anche il merito di questo premio, perché purtroppo è rimasta a Roma. E grazie di tutto. Grazie, grazie a voi, altro che. Grazie, consegna il premio il nostro presidente della provincia. Nel frattempo attendiamo che venga consegnata, ovviamente. Devono darci la medaglia. Ah. Prego, la medaglia. Prego. Al presidente. Ah, tre medaglie. E poi diamo spazio ovviamente ai nostri vincitori. Ecco, foto ricordo, presidente, grazie. Fate pure l'applauso, grazie. Grazie. Grazie ancora e complimenti, grazie.